Albertino Bigon aveva caricato molto bene il suo Lecce, tanto che dopo soli 90 secondi su un cross di Moriero respinto da Vettore, i pugliesi andavano in vantaggio con Alenikov, davvero in grande giornata. Il Brescia stenta a trovare la concentrazione e subisce il gioco degli ospiti per un quarto d'ora. Finalmente si scuote e raggiunge il pari. Punizione battuta da Bonometti per Saurini, rapidissimo ad anticipare tutti ed infilare Battara. Insistono le rondinelle. L'arbitro Boggi interpreta male le nuove regole e assegna una punizione a due in area leccese, ma Battara in realtà non aveva ancora toccato con le mani. Sugli sviluppi della punizione Saurini coglie in pieno la traversa con una girata di testa. Sembra che il Lecce debba capitolare ed è invece ancora Alenikov a portare i suoi al raddoppio con una punizione da lontano che finisce sopra la testa di Vettore troppo avanzato. Sentiamo Battara, grande protagonista del secondo tempo. Ecco questo finale che vi ha visto impegnati tutti davanti a Battara nel forte Apache. Forse anche lì, se qualcheduno si fosse preso la briga di sfruttare qualche buona occasione in contropiede, questo non sarebbe più capitato. Certo, abbiamo avuto delle ottimissime occasioni, credo due con Moriero e una con il nostro Antonio. E quindi abbiamo avuto, insomma, eravamo riusciti ad arrivare di nuovo davanti a Vettore, giocando in contropiede. Credo un attimo.